Bentornati su meteogiuliacci.it e buon inizio di settimana, settimana di Ferragosto che trascorreremo in compagnia della bella estate tipicamente mediterranea, grazie all'anticiclone delle Azzorre che ci regalerà una prevalenza di sole e un caldo gradevole, senza eccessi e senza afa. Tuttavia, tra domani pomeriggio e mercoledì consentirà il passaggio di una perturbazione atlantica sul nord Italia che porterà qualche nuvola e qualche temporale in più. Perturbazione seguita da aria più fresca che determinerà un calo delle temperature al nord fino a 4-5 gradi, un'accentuazione dell'instabilità lungo tutta la dorsale appenninica fino alle zone interne della Sicilia. Instabilità che giovedì interesserà ancora le Alpi e le zone interne del centro-sud e della Sicilia, mentre sarà una bella giornata di sole nel resto del nord, lungo le coste centro-meridionali e in Sardegna. Poi da venerdì e per tutto il fine settimana il rinforzo dell'alta pressione porterà il bel tempo in tutta Italia con appena qualche temporale confinato ai rilievi e un caldo tipicamente estivo ma normale per la stagione. Occupiamoci ora delle prossime ore andando a vedere l'immagine del satellite delle ore 8 di questa mattina che ci mostra come l'anticiclone delle Azzorre si sia insediato su tutta l'Europa centro-occidentale che infatti appare bella sgombra da nubi. La previsione infatti ci mostra una giornata di sole in tutta Italia con appena qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, sull'Appennino Calabro e sui rilievi della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, massime stazionarie o in lieve aumento, ma sempre normali per il periodo, quasi ovunque comprese tra 27 e 33 gradi, con qualche punta di 34. Tra l'altro un caldo non afoso e quindi sopportabile. E con questo concluso vi ringrazio dell'attenzione e come sempre vi ricordo che per maggiori dettagli potete consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.